Molto bene, buonasera cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale. Continuiamo questa sera Solstice. Ecco, cominciamo benissimo. Perfetto, mi stavo già strozzando. Altresì conosciuto come il Devil May Cry italiano, la nostra run a livello di difficoltà difficile, prendendo tutti i voti più alti, quindi essenzialmente una perfect run. Almeno ci provo. Ok, continuiamo. Allora, seleziono i capitoli, perché devo selezionarli, infatti. Devo rifarmi questa missione qui, perché purtroppo oggi non sono riuscito a farla col voto più alto. Mi è andata un po' male. Cerchiamo di rifarci. C'è un combattimento difficile già da subito. Lungo e difficile. Giustamente è arrivato pure lui, che è il vero ospite indesiderato di questo scontro. L'ho fatto fuori? Ok. Mi sembra strano che sia già morto, ma vabbè. Da Holly, ma arrivi contro nel bel mezzo di uno scontro un po' difficile. Aia, ma non cazzo! Un gioco di merda. Detto fly abbattuto deludente, però. Ho una buona notizia, non so chi mi ha colpito, però c'è una buona notizia che finalmente abbiamo una data per la remaster di Combi, esce il 1 agosto, non so se l'hai visto, in caso se non l'hai visto ve lo dico io. Sempre col il primo agosto, GG, sì esatto, è proprio il primo agosto. È una cosa del tutto a sorpresa, non me l'aspettavo neanche io. Ho visto il post di un ragazzo su Facebook, ho verificato ed effettivamente è così. Non ne sapevo nulla nemmeno io. Stavo lavorando mentre ho visto sta cosa, quindi. Infatti anch'io ho fatto what the fuck. E invece è proprio così, quindi almeno abbiamo una bella notizia. Vabbè, lo state of play, veramente stendiamo un velo pietoso, perché cioè la cosa più interessante veramente, a parte Silent Hill 2, che poi ci hanno fatto anche un evento parte apposita, quindi cioè la cosa più interessante veramente è stato Astrobot. Quindi insomma, voglio dire, c'è anche il nuovo Monster Hunter, che però non si sa ancora quando esce, quindi nuovo Monster Hunter, devo ammettere che sembra veramente essere tanta roba. Cioè, veramente sembra un gioco della Madonna.
già Monster Hunter World era quello che era, questo sembra ancora, lo sembra ancora di più, quindi tanta roba. Però il resto, boh, cioè veramente, non dico lo state of play peggiore di sempre, però siamo lì lì, eh. Cioè siamo proprio lì lì. Cioè uno state of play abbastanza imbarazzante. Ciao Lelli. Eh sì, devo recuperare, anche perché poi dovrò fare un video sullo state of play, quindi devo cercare di... Poi a me sto gioco mi diverte da morire, quindi mi divertivo tanto, così tanto, a un gioco da parecchio tempo, quindi mi rendo conto che è un gioco sconosciutissimo, che non mi seguirà nessuno, ma non mi interessa, perché tanto è che mi divertono. Poi per le prossime volte vedrò se, visto che ormai si sa quando esce Silent Hill, magari si fa qualche live proprio su Silent Hill, perché no. Dove sta quell'altro? Oh. Onestamente non capisco perché ho fatto così poco punteggio. Non, sul serio, non capisco perché ho fatto un punteggio così basso. Cioè, sono stato veloce, ma boh, cioè, onestamente non capisco. Quake è uno di quei giochi che conosco, ma non mi ci sono mai avvicinato. Non sono un quakeatore. Che cazzo sono? Io un attimo mi sono perso. Stiamo andando veramente di merda, eh. Cioè stiamo facendo veramente schifo. Stiamo andando di merda, col punteggio stiamo andando veramente male. Sempre perché c'è quella cosa che ogni tanto il contatore dei, il moltiplicatore mi si blocca a 5 e non riesco a capire come sbloccarlo. Ho fatto pure ricerche, cose, nessuno parla di sta cosa. Cioè niente, non so più chi, non so più dove cercare. Ha ha ha!
Ma non ti ho spento, perché ti sei spento? Qua ci ho messo troppo tempo, però almeno ho preso un cazzo di platino. Ah, ho preso un cazzo di... il primo diamante che prendo, praticamente. Palle. No. Dove è andata? No, però che pa... Ma la so cavata del culo. Ci rifacciamo con sta mossa. Ci rifamo con sta mossa. No! Ma io lo faccio apposta per evitarla! Che palle! Non fai apposta! Oh, non ne fa mai una. Non ne azzecca mai una, oh! Non ne azzecca mai una su sta cosa! Allora fa sempre come gli pare. Alla fine mi ha dovuto rovinare. Oh.
È bastato un quarto di secondo per rovinarmi tutta la partita. Preso un boh, sì, mi sa di sì, però ho preso pure io. Mica tanto. Ovviamente. Accidenti, non è mai un buon segno, purtroppo. Beh, buono sicuramente non è. Poi dipende, può essere tutto come può essere niente. Cioè, comunque ogni tanto i computer crashano, lo sappiamo che fanno così, quindi magari è soltanto un po' di sfortuna, può succedere. Speriamo che sia così. Sì, anch'io, il prossimo sarò io a farmelo. Quando metterò da parte qualche soldino lo farò di proposito. A volte non mi fa gli attacchi cinetici, non capisco perché. Nonostante c'ho la barra a manetta. Infatti io quando mi rifaccio il PC chiederò ad Ellie, non solo chiederò ad Ellie, ma me lo faccio anche montare da lei. Esatto, è esattamente quello che ho appena detto. Ah sì? Gli dai le istruzioni? Dicesi consulenza online. Che ne sanno? Cioè, soltanto noi possiamo capire che cosa vuol dire avere un'amica che ci monta i computer. Questo onore, questo privilegio.
Ragazzi, non, non scrivetemi a me in questo momento perché sono concentrato a combattere. Quindi... quando ecco appunto. Quindi magari non riesco a leggervi. Mi punti qualcuno per favore, grazie. Cazzo, non puntavi nessuno. Lo 59, stavo per sforare nei 60, nei 60 secondi sicuramente non andava male. Allora, devo dire che questa partita era cominciata malissimo, però sta andando molto meglio. Vabbè, le prime tre le ho fatte da schifo. Soprattutto la seconda ho fatto schifo e pietà. Mannaggia a me quando mi metto in testa di fare le perfect run. Mi manca una battaglia sola. Dio solo sa se ce la faccio. Vedremo. Intanto cominciamo a vedere come si sale. Ma mi incazzo sul serio, eh? Ma mi incazzo veramente! L'avesse preso una volta, eh? Sì, se sapessi dove è andata, e vabbè. Ma la smetti di fare cose che non devi fare? Thank you.
Com'è la media? Ce la faccio lo stesso. Nonostante non sia andata benissimo, ce la faccio lo stesso. Mi è andata abbastanza di un po' di culo, mi è andata, lo ammetto, però cioè, anche perché ho cominciato malissimo. Invece poi sono riuscito a riprendermi.